Jingle Spot. www.pronosticoonline.com, rubriche, pronostici e consigli per passare alla cassa. E lì veramente un gol da incorniciare, te lo ricordi? Contro la Fiorentina. Sì, me lo ricordo bene. Non ne ho fatto tanti con la Lazio, però erano quasi tutti belli. Sì, è vero, quasi tutti belli. E tra l'altro invece oggi abbiamo letto anche un po' il tuo tweet, anche tu hai ricordato questa splendida giornata, 26 maggio, erano pochi minuti in cui la Lazio era già in vantaggio, 19-27 al 71esimo, Senad Lulic porta in vantaggio la Lazio contro Roma, 26 maggio di 3 anni fa, e quello forse è il derby, anzi togliamo i 6 mai, il derby più importante, più bello vinto nella storia della Lazio, e tu eri in campo. Che emozione hai vissuto, Loric? Enorme perché tutti eravamo consapevoli che sia noi giocatori, che sia tutte le persone che lavorano con noi, che sia le nostre famiglie, i tifosi, la società, tutti eravamo consapevoli del momento storico che si stava giocando. Quindi mi ricordo ancora dopo il sorteggio, le settimane prima dell'approccio di questa partita erano proprio pesanti, e averla vinto è proprio qualcosa che è incredibile, che sia laziale o romano, cresciuto lì o solo come giocatore, aver scritto questo pezzo di storia è fantastico, e soprattutto quando ce l'hai giocato è ancora più bello. Ecco, hai fatto arrivare un po' l'attenzione che ha anticipato, nelle tue parole ci è arrivata forte, no? E che ha anticipato quegli attimi. C'è stato un momento in cui magari avete avuto anche un po' paura, non so, paura di non farcela, paura che poi al fischio finale invece l'epilogo, ovviamente prima di entrare in campo, l'epilogo poteva essere diverso. Ma, quando arrivi e giochi una finale ci sta, nel senso che soprattutto quando giochi tutto su una partita, quella partita è sempre stata particolare, non mai stato, si sapeva già che non è un derby con un altro, perché il derby lo puoi vincere all'andata, lo perdi al ritorno, pareggi. Quello non c'era un ritorno, un'andata, era la partita da vincere in qualsiasi modo, non c'era un modo giusto di all'approccio alla partita. Noi eravamo consapevoli delle nostre forze e eravamo proprio preparati per vincere la partita. Ovviamente l'abbiamo preparato che sia i giorni prima, settimana prima, che sia sul ritiro, no, cioè che sia tatticamente, però eravamo preparati nella testa a avere una squadra che l'ha giocato per vincere la partita e ha lasciato tutto il resto fuori, nel senso eravamo proprio focus come eravate concentratissimi la partita, qualsiasi modo. Esatto. Senti, Galatasaray, Marsiglia sono ambienti molto infuocati, no? Si vive il calcio in maniera molto intensa, la puoi paragonare però a una di quelle partite lì, magari a un derby in Turchia, oppure lì insomma è anche peggio? Ma per essere onesto, il Galatasaray Fenerbahçe è qualcosa di veramente che è da vivere, se c'è la fortuna di farlo. Stasera penso che mi guardo, perché si giocano la finale contro il Fenerbahçe, appunto. Marsiglia su tutta una stagione godi un piacere incredibile, ha fatto di quella società, di quella storia, perché quando giocavo lì avevamo 52.000 abbonati, avevamo 55.000 di partita, ogni partita era calda. Non è sempre stato il caso, ad esempio a Lazio, che sono stati dei momenti pieni e altri momenti un po' più vuoto il stadio, però quella finale del 26 maggio è stato veramente particolare, a parte che quando la partita in tribuna
l'abbiamo vinto già prima della partita e noi l'abbiamo proprio sentita sta cosa. Abbiamo fatto esattamente lo stesso risultato poi sul campo. Ecco, ti ha toccato un argomento importante, no? Che è oggetto di discussione anche in questi giorni, ma lo è praticamente ogni anno, no? Rapporto tifosi, tifoseria, gente, affluenza allo stadio con la società. Io in te ho sempre visto, oltre un calciatore, anche un professionista a 360 gradi, che ha la sensibilità anche un po' di un dirigente, almeno io ti ho sempre percepito un po' così, no? Tu come l'hai vissuto questo rapporto tra società, tifoseria, oggi che lo guardi dal di fuori, intravedi una soluzione, intravedi un qualcosa che magari hai consigliato allo Tito, a Tare, o che magari ti sentiresti anche di consigliare? Vabbè, io dico la verità, non mi permetterei mai di dire cosa va fatto, cosa non va fatto. Ovviamente c'ho un approccio un po' più diverso, un po' più generale sul calcio, perché ho fatto campionati importanti, a parte essendo cresciuti, ho iniziato il calcio a 19 anni con Ronaldinho, essere stato capitano del Marsiglia, in Champions, partite così, anche alla Tassarai, o in Premier League. Oggi c'ho una visione del calcio che è un po' un'esperienza un po' con diversi modi di gestire e di approcciare il calcio. L'Italia ha proprio la sua specificità, è bellissima com'è, ovviamente c'ha le parti un po' più ovviamente come positive, i lati positivi e negativi. In Inghilterra non si vedono mai questi tipi di durante la stagione di episodi tra società, squadre, tifosi nello stadio. È un po' particolare, molto mediterraneo, l'ho visto anche quest'anno con il Marsiglia, era così, è molto qualcosa di molto mediterraneo della mentalità. Quando va bene non c'è posti più belli che questi posti caldi per giocare a calcio. Quando è più difficile, ovviamente c'è l'altra parte della medaglia. A parte che auguro il meglio a questa società, a questi tifosi che fanno parte non solo del mio passato calcistico, ovviamente pensando all'Italia, tifiamo tutti Lazio, quindi li vogliamo solo bene. Senti, a proposito di imprese storiche, oggi ne state cercando di lavorare per un'altra, no? Già un'impresa storica è stata questa qualificazione dell'Albania, adesso fare il meglio possibile. Francia, Albania, Romania, Svizzera, la partita d'apertura mi pare che sarà proprio contro la Svizzera. Lo consideri un girone di ferro? Avete già ragionato un po' su questo europeo? Vi state concentrando? Non solo noi, tutte le squadre che lo giocano, i campionati sono finiti quasi per tutti, e adesso stanno preparando nel migliore modo possibile il loro europeo. Per noi è qualcosa di nuovo, quindi abbiamo la fortuna di avere davvero un mister che ha una grandissima esperienza, che conosce bene il nostro gruppo, che sa esattamente quei giocatori che vuole portare. E per noi abbiamo tutte le pressioni negative alle nostre spalle, abbiamo vissuto delle partite in un girone che era più che difficile, nessuno ci vedeva andare davanti e ce l'abbiamo fatta, pure con degli episodi un po' duri, strani, anche fuori campo, extrasportivo, e abbiamo solo cose belle da recuperare, abbiamo una grandissima fame. Porteremo tanti tifosi e siamo proprio orgogliosi di rappresentare la nostra nazione, e soprattutto per me che arrivo quasi alla fine del mio percorso con la nazionale, di poter giocare una grande competizione, che è proprio un sogno che diventa realtà. Ecco, tu sei uno degli elementi importanti di questa nazionale e percepisci la fame, appunto, come dicevi, no? La concentrazione massima per fare meglio, un po' quella concentrazione che ci raccontavi prima per quanto riguarda quel derby famoso e quella coppa da portare a casa. Però tornando invece alla Lazio, oggi c'è veramente una sfiducia, uno scoramento, no? Dopo il terzo posto dell'anno scorso, quest'anno è andata non male ma malissimo, tutto è andato sciupato. Tu che idea ti sei fatto? Hai seguito la Lazio a distanza? Perché poi, come hai detto, quando guardi il campionato alla fine ti fai sempre Lazio, no? Assolutamente, io non ho giocato in altre società in Italia,
Sono fortunato, mi considero fortunato e orgoglioso di aver giocato alla Lazio. In Inghilterra sono tifo il Sunderland, in Francia, anche se sono cresciuto nel Paris Saint-Germain, sì, ho giocato nel Paris Saint-Germain, io sono un marsigliese di cuore, tifo il Marsiglia, in Turchia tifo il Galatasaray, in Italia tifo la Lazio, poi non sono rimasto 6 mesi, sono rimasto 4 anni, 4 anni importanti, ogni tanto difficili, ogni tanto bellissimi, però fa parte della storia e il percorso è stato molto, molto bello, anche dai momenti difficili. Ovviamente, come l'ho detto, io la vogliamo sempre bella, sempre forte, sempre vittoriosa. C'è altre concorrenti, non è un campionato come l'Italia, ovviamente è all'ottavo posto, non è il posto della Lazio, quello lo sappiamo tutto, però un campionato così importante che c'è solo 3 posti in Champions e due posti o 3 posti in Europa League, non è così facile. Ovviamente, come l'ho detto, io auguro solo il meglio e si è rialzata e penso che la Lazio si rialzerà ancora, la vogliamo sempre, sempre forte, che rimane sempre su. È normale che una società merita così di stare sempre lassù nella classifica. Ti ha pagato. www.pronosticonline.com. Tutti i venerdì in esclusiva i pronostici del Mago Alberto. Inoltre Help Serie A, Help Premier League, Help Liga, Help Bundesliga. Tutte le curiosità, le statistiche, i precedenti e i consigli dei nostri esperti, partita per partita, per passare alla cassa. Su pronosticonline.com trovate anche i consigli per il fantacalcio di Emiliano Donati. Pronosticonline.com vi ricorda che scommettere è vietato ai minori di 18 anni. Scommettete sempre responsabilmente.